Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti alla quinta domenica dopo Pasqua, con la memoria dell'ultimo Vangelo di San Giovanni alla Porta Latina. La Santa Messa è offerta in suffragio di Margherita Pasquale Bevacqua. Questi giorni che seguono vi saranno le rogazioni e giovedì sarà la festa dell'Ascensione. Domenica prossima, la domenica nell'ottava dell'Ascensione, ricordo che non vi sarà la Santa Messa né a Modena né a Ferrara, perché ci recheremo in pellegrinaggio alla Santa Casa Loreto sabato e domenica. La domenica quindi che seguirà sarà la terza domenica del mese. Allora ricordo che l'orario terza domenica del mese è diverso: a Modena alle ore 9, a Ferrara alle ore 11:30, sarà la domenica di Pentecoste e la vigilia è giorno di astinenza e digiuno. Quindi vi ho dato il programma non solo di questa settimana, ma anche della settimana seguente. Ho accennato quindi al pellegrinaggio che ormai da tanti anni l'Istituto Mater Boni Consili compie nel mese di maggio a Loreto, alla Santa Casa, dove il Verbo si è fatto carne. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Sono queste le parole di Gesù oggi, ed è proprio lì, in quel luogo, che il Verbo di Dio è venuto in mezzo a noi, incarnandosi nel purissimo seno della Santa Vergine. Il mese di maggio è anche per devozione popolare il mese della devozione alla Santa Vergine, e mentre invito ciascuno di voi in famiglia o in privato o assieme a fare e a rendere degli omaggi alla Vergine Maria, soprattutto con la recita del Rosario, ecco che questo pellegrinaggio annuale, che quest'anno vedrà riunite più di 150 persone da tutta Italia alla Santa Casa, e che noi compiamo a Loreto, vuole essere l'omaggio che il nostro istituto, sia coloro che vi saranno, sia coloro che non vi saranno, vuole rendere alla Madre di Dio. Purtroppo questa bellissima giornata, anzi queste bellissime giornate, di sabato il pellegrinaggio alla chiesa che custodisce le spoglie di San Giuseppe da Copertino, la domenica non solo a Loreto ma anche al Sacrario di Castelfidardo, questo omaggio ha come diciamo lato negativo, involontario, il fatto che per l'unica volta durante l'anno, una domenica, non vi sarà la Santa Messa qui a Modena. Ma è quindi un'occasione per voi per riflettere sull'importanza della Santa Messa e sulla fedeltà alla vera Messa. Era ieri la festa di San Pio V, patrono secondario del nostro istituto e patrono di questa cappellina. Ebbene, la messa che noi celebriamo è detta anche messa di San Pio V. Egli non inventò un nuovo messale, ma non fece altro che difendere il messale che veniva dalla tradizione apostolica, dalle eresie luterane, protestanti e calviniste, che avevano come scopo diabolico la distruzione del sacrificio. Ora voi tutti sapete che alla prima domenica di Avvento del 1969 fu sacrilegamente introdotto un nuovo rito della messa con lo scopo di fare scomparire la messa tradizionale. Il cardinale Ottaviani e Bacci, nel presentare il breve esame critico del Novus Ordo Missae scritto da padre Gerarde Laurier, dissero che questo nuovo rito si allontanava in maniera impressionante, sia nell'insieme sia nei dettagli,
dalla fede cattolica sul sacrificio della messa, come era stata definita dal Concilio di Trento. E questo ovviamente potremmo dire, in quanto lo scopo dichiarato dei riformatori era quello di cambiare totalmente il rito della messa in virtù, in nome dell'ecumenismo, ecumenismo ovvero sia l'avvicinare i cattolici e la fede cattolica alle eresie contrarie alla fede cattolica. Voler fare, diciamo, per principio, e quindi anche della liturgia in questo caso, del culto reso a Dio, una mescolanza tra il vero e il falso, tra il sacro e l'empio, tra l'ortodossia e l'eresia, dando quindi in pasto ai fedeli qualche cosa di corrotto, fino al punto da poter dubitare, e più che dubitare, della validità stessa del nuovo rito. E infatti può venire dalla Chiesa cattolica un'opera di questo genere? Un'opera che allontana la messa dalla fede definita nel Concilio di Trento? Un'opera che in maniera programmatica vuole dare un rito che avvicina il rito della Chiesa a quello degli eretici? Non può venire dalla Chiesa. La Chiesa dà ai suoi figli solo ciò che è santo, perché essa stessa è santa. Rifiutare il nuovo messale, quindi non solo avere una preferenza per la liturgia antica, come hanno alcuni che non hanno capito appieno il problema, ma rifiutare il nuovo messale, come fecero i cattolici fedeli fin dal 1969, come fecero quei sacerdoti che sopportarono ogni sorta di persecuzione, che furono cacciati dalle loro parrocchie, dalle loro chiese, per poter mantenere questo rito, significa rigettare l'altro. Non è solo una questione di preferenza, è una questione, uno è un rito della Chiesa, l'altro non è un rito della Chiesa. Ma se non è un rito della Chiesa, non può venire dall'autorità della Chiesa e non è garantito dalla Chiesa, per cui neppure ne è garantita la sua validità. E quello che noi diciamo del rito della Messa, dobbiamo dirlo ovviamente anche di tutta la riforma liturgica e dalla riforma di tutti i riti sacramentali, alcuni validi per natura sua, potremmo dire, perché è richiesto il minimo, come il matrimonio ed il battesimo, ma tutti gli altri invece soggetti al medesimo dubbio, incluso il rito della consacrazione episcopale e dell'ordinazione sacerdotale. Sono veramente vescovi e sono veramente preti tutti coloro che sono stati ordinati coi nuovi riti ecumenici dal 1968-69 in poi? Non lo sappiamo. E nella pratica, nel dubbio riguardo alla validità dei sacramenti, devono essere considerati invalidi. Vi sono adesso, dopo le misure prese da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, cioè Wojtyla Ratzinger, dei sacerdoti che celebrano con il rito antico ma che sono stati ordinati con il rito nuovo, e quindi si deve considerare queste messe di fatto invalide. Nello stesso tempo anche coloro che sono stati validamente ordinati con antico rito da vescovi consacrati con antico rito devono decidere anch'essi se celebrare in comunione o non in comunione con colui che occupa la sede di Pietro. Bergoglio oggi, Montini a quei tempi. È la loro, tra virgolette, autorità che ha imposto al mondo intero il nuovo messale.
è la loro, tra virgolette, autorità, che ha messo in tutte le chiese del mondo un rito che Monsignor Lefebvre, ne parlo non per avallare la sua autorità, ma come citazione, definì la messa di Lutero. Ma è veramente la messa di Lutero la messa nuova? La messa di Lutero era, tra virgolette, meglio, cioè aveva conservato maggiori elementi della messa cattolica di quanti non ne abbia conservati il nuovo rito. Il nuovo rito assomiglia di più alla messa di Calvino che alla messa di Lutero, quindi persino peggio. Adesso alcuni tradizionalisti hanno detto: non esageriamo, non si può dire che la nuova messa è la messa di Lutero, non esageriamo, no? In realtà è peggio, solamente che in 40-50 anni ci siamo abituati. Attenzione, perché ci si abitua a qualsiasi cosa. All'inizio c'è una reazione di rigetto, ma dopo un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, si finisce con l'accogliere quello che si dice ormai, che cosa ci si può fare, è così dappertutto. E quindi finiamo anche noi con l'accettare quello che all'inizio non avremmo mai accettato. Vale così nel campo della fede, della morale e anche del culto, della liturgia e della preghiera. Quindi il problema è, come voi sapete, al momento del canone, il sacerdote deve dire, nel momento più solenne della messa, che questo sacrificio è offerto in comunione, assieme, facendo una sola cosa, con la Chiesa, con il Papa e con il Vescovo. E in questo momento il sacerdote cattolico deve citare il Papa e il Vescovo se Papa e Vescovo ci sono. Non deve citare Papa e Vescovo se Papa e Vescovo non ci sono. E il Papa e il Vescovo devono essere membri e capi di una chiesa, di una fede cattolica, apostolica ed ortodossa, cioè secondo la retta fede, così come dice sempre il canone della messa. Ma tornando al problema detto prima, il nuovo messale può venire dalla chiesa e dall'autorità della chiesa? Se noi diciamo che viene da un vero papa, viene dalla chiesa, perché il papa è il capo della chiesa. E quindi viene dall'autorità della Chiesa. Ma il Papa chi è? Il Papa non è altro che colui che governa la Chiesa in nome di Cristo, non solo, ma assieme a Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è ancora e sempre perennemente il capo della Chiesa, che è il suo corpo mistico. Il Papa quindi fa moralmente una sola cosa con lui. Certo, non ogni Papa ha la santità perfetta, anzi nessuno può avere la santità perfetta di Cristo, ma quando si dice giustamente in una verità di fede che il Papa è infallibile, nessun uomo può essere infallibile. Perché lo è? Perché moralmente parlando, essendo Papa, egli è una sola persona con Cristo. Attribuire all'autorità della Chiesa la riforma liturgica, che ha demolito la liturgia, la tradizione e la Chiesa, vuol dire attribuirla a Gesù Cristo in persona. E quindi vuol dire bestemmiare, scusate il termine grave, Gesù Cristo. Noi non possiamo ammetterlo. E quindi quando il sacerdote si trova di fronte a questa scelta, alcuni fedeli dicono: ma io non sento cosa dice il sacerdote, quindi è affar suo. No, perché il sacerdote testimonia della sua fede. Io lo sto facendo in questo momento e vi dico, come normalmente tutti sanno, che al momento del canone non cito il nome di Bergoglio nel canone, non sono in comunione con lui, perché altrimenti sarei in comunione anche con gli errori che gli insegna e che professa, e quel che è peggio, sosterrei che tutto ciò viene dalla Chiesa di Gesù Cristo e quindi in fondo da Gesù Cristo stesso, offendendo la Chiesa ed il Signore. In coscienza e in verità, come testimonianza della mia fede, non posso farlo. Evidentemente chi assiste alla messa qui, normalmente, magari dubitando, esitando, cercando, però sa che
che il rito che viene celebrato è celebrato così, proprio per testimoniare la fede. E questo è il senso della mia presenza qui, che altrimenti sarebbe inutile, inutile per me fare un viaggio così lungo, inutile per voi spostarsi magari fino a qui. Ragione per cui questo è il motivo di questa celebrazione. La vostra presenza alla messa della domenica è quindi un atto di fede, e la vostra assenza dalla Santa Messa domenica, se non sarete con noi a Castelfidardo, sarà anch'essa una testimonianza di fede. Si può testimoniare della fede andando a messa o astenendosi dalla messa. Si testimonia della fede andando a messa, quando una messa veramente cattolica, un'oblazione pura, come diceva padre Gerard, c'è, e si testimonia della fede astenendosi dalla messa, quando una messa che sia veramente gradita a Dio e oblazione pura non c'è. Il precetto della Chiesa ci obbliga a assistere alla messa della domenica se non c'è un grave incomodo, e certamente un grave incomodo fare qualche cosa che può implicare una contraddizione con la nostra professione di fede, così come ve l'ho spiegata fino ad ora. Naturalmente queste sono parole dure, anche se chi ci conosce ormai le dà per scontate, e non facili da capire nel mondo d'oggi. Né io pretendo che chiunque mi creda sulla parola, perché non solo non sono il vescovo, non sono il papa, non sono il vescovo, ma non sono neanche il parroco, sono solamente un sacerdote, tutto qui, né più né meno. E tuttavia la situazione della Chiesa è evidentemente sotto gli occhi di tutti gravissima, e noi abbiamo l'obbligo gravissimo di conservare la fede integra, e naturalmente ogni fedele, quindi, che è cosciente, che si interessa, che ama la Chiesa e la fede, ha il dovere di porsi delle domande, di cercare la verità e di risolvere queste domande, cioè questi quesiti, e di trovare quindi la verità. Un'occasione come quella domenica prossima è un'occasione per riflettere. Molti di voi sono già convinti, altri forse non lo sono. Ebbene, è un'occasione di riflettere, di pensare a queste cose che, diciamo, interpellano, come si usa dire adesso, la coscienza e la fede di ciascuno di noi. Anche chi già ne è convinto, che conosce bene queste cose, per l'abitudine le sentiamo dire da decine di anni, magari a un certo punto uno se le dimentica e vive quasi come se non contasse più, come se si potesse rimettere in dubbio delle certezze acquisite. Per altri invece non ci sono certezze acquisite, ma allora ecco, cercato, seppur nel breve, fin troppo lungo tempo che ho a disposizione, di ricordare talune verità. Quindi ci rivedremo a Loreto, spero, e sarà consolante che a volte voi siete fortunati, avete la messa tutte le domeniche, appunto, altri ce l'hanno solamente una volta al mese, due volte al mese, oppure solamente qualche volta all'anno, oppure mai. Ed è consolante per loro di ritrovarsi nella Santa Casa assieme a un così gran numero di altre persone che condividono la medesima fede, con le proprie bandiere al vento, pregando davanti a tutti, fieri della propria fede cattolica. E questo rincuora anche i cuori che a volte sono smarriti, scoraggiati e stanchi. Abbiamo bisogno di queste belle giornate, altrimenti ci ritroveremo tra due domeniche, il giorno di Pentecoste. Lo Spirito di verità quel giorno promulgò la Chiesa Cattolica al mondo intero. Ebbene, noi dobbiamo amare questa medesima Chiesa, non considerarla distributrice di errori o di riti dubbi, ma dobbiamo invenerarla come santa, colonna e fondamento della verità, che offre a Dio un culto che non è dubbio, ma che è purissimo e che conduce alla salvezza e alla vera fede, il rito della tradizione, il rito ricevuto dai secoli passati, il rito che ha fatto così tanti santi, il rito che stiamo ascoltando qui. Ce ne sono di celebrati in maniera più solenne, con musiche e canti, col canto gregoriano, in cattedrali bellissime, oppure
come ormai da tanto tempo siamo costretti di fare in luoghi molto più umili, ma quello che conta è che sia la Santa Messa, quel sacrificio istituito da Gesù nell'ultima cena che rinnova il sacrificio cruento che il Signore offrì sulla croce, sul Calvario, e che è l'unico sacrificio col quale si può veramente adorare Dio in maniera a Lui pienamente gradita. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù Cristo.